Bestial è un archetipo della Lore di Albaz che verrà introdotto all'interno di Darkwing Blast, un set in uscita il 20-21 ottobre 2022. Seppur stato formato tier 0, questo matto ha visto fortuna anche in OCG. Infatti è riuscito a essere uno degli engine più giocati di sempre, ma anche un ottimo mazzo che poteva contrastare con abbastanza facilità mazzi Tierlaments. Try my secret menu. Bestial vuole essere un gioco di parole tra Ibis, abisso, e Beast, bestia, che è un riferimento alla bestia biblica, quindi la figura del libro dell'Apocalisse identificata come Satana, Lucifero o Anticristo. Il numero della bestia, 666, è rappresentato dai tre Beast, essendo tutti quanti di livello 6. Tuttavia ne è stato aggiunto un quarto in Photon Hypernova, che quindi non fa più quadrare il tutto, però comunque va bene così. Il tema Bestial inoltre è ispirato principalmente al libro dello pseudo Berosso, un falso elaborato che si diceva di essere opera di Berosso, uno scrittore babilonese che va a raccontare degli eventi dal diluvio alla formazione della Gran Bretagna. Qua all'interno di questo archetipo troviamo riferimenti ai re della Gran Bretagna all'interno dei nomi di questi draghi, quindi possiamo dire che è una sorta di mazzo drago satanico di re britannici. Davvero ragazzi, non penso che sia mai potuta esistere una roba del genere, ma eccoci qui. Allora, iniziamo col dire che i Bestial attuali che conosciamo, che possono essere utilizzati come entrap, sono 4. Questi 4 si evocano specialmente dalla mano, bandendo un mostro luce oscurità da qualsiasi cimitero. Questo effetto è rapido qualora l'avversario controllasse un mostro. Questo potere è buono per due motivi principali. Il primo è che è un extender free, perché sì, bandisci una carta, e però se sei un mazzo luce oscurità hai comunque un extender sempre e comunque. Mentre in secondo luogo può essere effettivamente una entrap, quindi un corvo di D qualora l'avversario controllasse un mostro, che ci permette così di avere un free body sul terreno che poi avrà degli effetti di utility. Infatti, per quanto riguarda Magna, aggiunge o ricicla un drago all'end phase e questo effetto si attiva quando viene specialato, quindi diciamo che si attiva su special e poi risolve all'end phase. Thanorir, quando viene mandato al cimitero, ti permette di fare un ulteriore foolish di una carta Bestial o Branded, mentre Druis manda al cimitero un mostro dell'avversario evocato specialmente qualora venisse mandato dal terreno al cimitero, quindi un po' quello me della famiglia. Inoltre Baldrake, che è quello che uscirà in Photon Hypernova, se l'avversario cala un mostro rituale o un mostro dall'extra che non sia Pendulum, puoi tributare un altro luce o oscurità che controlli e bandisci il mostro evocato. Tuttavia il vero e proprio Bestial si scopre con altre carte. Lubellion, che ha due scopi principali. Lo mandi dalla mano al cimitero per prenderti un Bestial dal deck, di solito Magna, oppure come mostro affettivo, egli non può essere normalato settato, ma deve essere evocato dalla mano o dal cimitero tributando un drago di livello 6 o superiore oscurità che controlli. Durante la main phase ti permette di piazzare scoperta una carta magia trappola continua branded direttamente dal deck, che è davvero un effetto assurdo. Voi già immaginate con certe magie continue, ma in realtà la magia continua, anzi in realtà è una trappola continua che viene giocata di più, è la Branded Beast. Questa carta durante la main phase, se controlli un Bestial, ti permette di tributare un drago e spaccare targettando una carta controllata dall'avversario. Durante l'end phase ti può ripiazzare una magia trappola branded dal cimitero. E questa carta ti permette di spaccare il floodgate, interrompere anche le combo dell'avversario, e inoltre ti risetta carte che vai a mandare con Thanorir, come per esempio la Regained. Questa carta, se un luce oscurità viene bandito, ti permette di scegliere come bersaglio uno di quei mostri, metterlo in fondo al deck, e questo effetto vale anche per l'avversario, quindi gli puoi rimischiare le cose nel deck e poi tu peschi una carta. Quindi davvero una carta molto buona, e qualora fossi contro un mazzo che comunque gli piace avere qualcosa bandito, glielo puoi rimettere direttamente nel deck e tu fai pure un più uno. Inoltre, quando l'avversario evoca un mostro, ti permette di rebornare un Bestial. Questo ti permette di andare a triggerare effetti di Magna più volte anche nel turno dell'avversario per aumentare il plus che hai in mano. Ci sarebbe anche un altro Bestial, ovvero Albalos, un mostro che può essere evocato tributando due Bestial. È un mostro che sì, sembra forte, perché quando è sul terreno praticamente spegne tutti i rituali, fusione, sincro, Xyz e Link,
però allo stesso tempo non basta, perché effettivamente ha un costo molto elevato e non ha davvero effetti di utility, come per esempio scartandosi searchare un bestial, mandarlo dal deck, no, quindi è una carta abbastanza morta nella maggior parte dei casi. Infatti in OGG non esiste neanche mezza lista che ci provi a giocarlo. Allora, la lista vi l'ho già spiegati, no? Per tutto il video, i vari bestial, quindi giochiamo 3 per di tutti a parte di Druidsworm, che è un po' il quello un po' stupido della famiglia, no? Fenrir secondo me è un'ottima carta staple da giocare ovunque, ma poi per il resto c'è poco da dire. Non gioco Super Poli perché non trovo spazio, ma volendo potete trovarlo. Se non vi piace il link climbing, che a me piace invece, potete semplicemente togliere i link, mettere i target a Super Poli e schiaffarci 3 Super Poli. Quindi, cioè, tutto ovviamente è una vostra scelta. Tuttavia vi consiglio assolutamente di giocare Crossout Designator, dato che la combo di questo deck perde davvero malissimo di Ashe. E dato che anche un mazzo che comunque fa una bella bordina aveva la possibilità di andare a spegnere il Dark Ruler No More, non è assolutamente male, quindi mi piace giocarlo almeno in monocopia di main. Però volendo è interessante giocare lo shifter di side per andarlo poi a crossoutare, che è l'unico effettivamente counter che abbiamo contro quella carta, e poi mina mistica ovviamente per andarla a spegnere per un turno e poi fargli il culo, tifone per rappresentare un po' i spell and trap removal, potete decidere quello che volete. Purtroppo per la time rule Cyclone lo vedo un po' più debolino rispetto al solito, però comunque Dimension Barrier e Evenly Match sono più o meno stepoline. Forse Evenly non troppo, però Dimensional Barrier per forza. Come funziona? Iniziamo con il search di Lubellion. Lubellion ci può prendere qualsiasi dei nostri bestial, il migliore è Magna, perché Magna poi ci fa il search all'end phase, tuttavia non lo evochiamo subito. Attiviamo prima la Branded Fusion. Facciamo Lubellion, quello vero, quello fusione, quello che conosciamo tutti da tanto, e mandiamo via Sanorir. Volendo potete giocare anche Despia in questo caso, però secondo me è molto meglio giocare i Bestial, ma vi faccio vedere il perché. C'è il link 1, Sanorir così non può essere asciato, in teoria ti asciano la Branded Fusion, ma comunque sia mai, quindi facciamo il Mirror Jade, che è un banish che non targetta, vi ricordo, e poi mandiamo dal deck al cimitero la Regained. Ora che si fa? Si attiva l'effetto di Magna. Magna bandisce Saron, che tanto ha finito la sua permanenza al cimitero. Attiviamo l'effetto di Magna, quindi end phase andremo a searchare il Druidsworm, lo tributiamo, facciamo il Lubellion effetto, e ci andiamo a mettere direttamente nella zona scoperta la Beast. Quindi end phase si attivano vari effetti. Attiviamo l'effetto della Beast prima. Ovviamente Mirror Jade non ha senso risolverlo. Volendo, se giocate marchiato in rosso, potete fare quelle giocate strane, ma comunque ecco, rimaniamo normali, non malati di menti, per favore. Prendiamoci i Druidsworm e così abbiamo un'ottima board. Qui lui ha evocato un mostro, ovviamente un bot. Qua abbiamo uno spacchino che però non vi consiglio in questo caso, perché possiamo andare a triggerare l'effetto della carta magia Regained tramite Mirror Jade. Infatti qua possiamo andarci a riprendere subito il Magna, ok? Però direi di anche attivare l'effetto del Mirror Jade, mandare via Albion e targettare lui. Quindi così facciamo Magna e si attivano due effetti, Magna che searcha all'end phase e Regained che rimischia il mostro, cioè rimischia, lo mette in fondo e ci fa pescare una carta. Così siamo già in vantaggio, perché qua è l'end phase, searchiamo con Albion, volendo la Branded Fusion, quel cazzo che volete, e qui invece poi ci prendiamo, non so, Sanorir, tanto per, e così abbiamo il prossimo turno, quindi turno 3, con 5 carte in mano, che ovviamente qua il mazzo non è mischiato e quindi abbiamo due Lubellion, ma molto spesso può capitare di avere delle entrap, delle carte che ci possono aiutare poi dopo, effettivamente non carte abbastanza morte. La mano inizia con anche 3 carte, allora attiviamo effetto di Lubellion, ci prendiamo Magna. Prima di andare a fare la Branded Fusion attiviamo l'effetto della Chamber normalandola, ci prendiamo Changeover. Changeover ci permette poi di riprenderla subito dopo, quindi è una carta assurda Changeover.
Qui possiamo fare addirittura lo Striker Dragon, ma non penso che sia quello che vogliamo fare. Lo Striker Dragon lo giochiamo spesso, e ce lo giocano spesso in OCG, per andarsi a togliere un draghetto, come può essere un Albaz, per poi andare a calare il Beast e poi fare l'Link Climbing, ma è l'unico scopo, non ha effettivamente target nel deck. Attiviamo quindi la Branded Fusion, fondiamo Albaz con il Sanorir, e quindi qui ordinaria amministrazione, e con Lubellion scartiamo il Changeover. E voi dite, oh no, il Changeover perché l'hai scartato? Cos'hai esercitato a fare? Perché tanto poi lo andiamo a riprendere. Quindi davvero no problem. Facciamo il Mirror Jade, non attiviamo nulla, e qua attiviamo Changeover. Changeover ci rimbalza lui e la riprendiamo alla mano. Poi attiviamo l'effetto di Magna, bandiamo Sanorir, e qui è abbastanza classica come giocata, no? Quindi facciamo il Ruberion effetto, ci mettiamo Beast, e qua poi facciamo Changeover, che ci permette di fondere in Shoe. End phase, come potete vedere, abbiamo il removal di Beast, il removal di Mirror Jade, il negate di Shoe, che ci fa anche poi da materiale da tributare con la Beast, e che ci poi fa fare anche altro plus. Quindi davvero ottimo davvero, perché effetto di Shoe, ci prendiamo la chamber effetto. Qui io direi che l'hospitality è la carta migliore, e qui effetto della continua, caliamo il magna effetto, qui andiamo a bandirlo con lui, così vi faccio vedere il massimo del plus che si può fare, e ce lo ripeschiamo, cioè ci peschiamo una cartina, e qua è Dark Ruler, che non è neanche così male. Attiviamo l'effetto di Albion, ci prendiamo la Branded Fusion, effetto di Magna, ci prendiamo, non lo so, prendiamoci la Parlor. Stand by phase, effetto di Shoeu, possiamo addirittura specialarci subito lei, il suo effetto poi ci manda lei, ma e qui possiamo rimbalzarci roba, possiamo rimbalzarci tra l'altro anche la Chamber, quindi andare a searcharci più roba, e vedete quante carte abbiamo in mano, ne abbiamo 7 ragazzi, quindi un plus della Madonna. Possiamo addirittura fare subito l'Access Code e poi calare Lubellion come se fosse un bambino. Quindi davvero abbiamo 10.000 cose da fare poi, e secondo me la versione Dragon Maid è quella più esplosiva delle due, però forse quella meno affidabile.